Per chi non è giovanissimo, questo è un vecchio pulmino Volkswagen, un mito degli anni 70. E sostanzialmente c'è questa persona che è tipo quasi reale, che sta scannerizzando questo oggetto e, come vedete, questo si ricostruisce sullo schermo di un computer. Potremmo pensare che tipo di impatto può avere questa cosa, per esempio, sulla proprietà intellettuale. Il fatto che a questo punto noi possiamo avere sul nostro computer un oggetto manipolato. E si ricostruisce, non dico magicamente, ma con un algoritmo matematico, questo tipo di oggetto. Naturalmente non è solo la parte esterna, ma volendo si può costruirne anche, ricapendo la struttura. Pitturarlo. Avere sostanzialmente sul nostro computer un oggetto vero. Un algoritmo vero, un oggetto vero, scusate il gioco di parole. Penso che durante l'intervento dei colleghi siete qualcosa anche di applicazione a quello decisamente di professione. Questo è uno. La seconda cosa che vuoi farvi vedere è una cosa che chi vorrà potrà andare a casa questa sera e farlo. Va su un sito Autodesk, per chi ha l'iPhone scarica un'applicazione gratuita, fa sostanzialmente delle foto, mandi in internet, vengono ricostruite, questo ragazzino ci gioca. Nel caso di specie decide di fare il conto di se stesso. Questa è un'applicazione gratuita che uno di voi può scaricare da internet. Guardate cosa fa. Costruisce il minotauro di se stesso e fa questa cosa. Questi sono i presupposti da cui siamo partiti e da cui abbiamo pensato se valeva la pena di fare qualcosa anche per il nostro territorio. Pensate, ci sono molti ragazzi e qui vuole usare poco le parole tanto le immagini e farlo domani. Ferrari 2001 vince il campionato del mondo con Schumacher. Ferrari 2013 non vince il campionato del mondo, ma è sicuramente, arriva secondo se non ricordo male, con Alonso. Che differenza c'è tra queste due macchine? In questi 10 anni cosa è veramente successo? In fin dei conti, la cosa che tutti pensiamo è che abbiamo un grande budget, un buon motore, un buon telaio, un grande pila, quanto possa vincere in media. Vero. In questi 10 anni è successa una cosa fondamentale, questa. Se voi guardate, questo è il muretto 2013 naturalmente. Sostanzialmente è successa una cosa. È successo che per vincere il campionato del mondo tu devi avere un muretto. Il muretto lo sta a significare? Lo sta a significare che di macchine, di oggetti parlano. Per la prima volta nella storia le macchine parlano, sostanzialmente le Ferrari in questo caso, ma vale per, può valere moltissimi altri campi, stiamo la Ferrari che è facilmente conoscibile. Durante la gara sensori attuatori trasmettono ai computer che stanno nel muretto delle informazioni e automaticamente generi fanno delle strategie. Ci permettono di vincere o meno la gamma, questo non è importante per tutti umani. Da questo punto di vista, quindi, è questo che è cambiato. Gli oggetti, sostanzialmente, da questo punto di vista, parlano. L'altra cosa interessante che succederà, che poi ne parlerà più volentieri più avanti l'amico collega Catalfamo, succede che automaticamente queste informazioni vengono mandate a Maranello. Sostanzialmente nel giro di 15 giorni vengono fatte delle modifiche che permettono sostanzialmente di poter avere dopo 15 giorni una macchina con delle modifiche sostanziali in varie parti. Quindi sostanzialmente gli oggetti parlano. Se permettete un salto nel passato, ce l'ha detto di Michelangelo davanti a Giosuè. Se vi ricordate, lanciò il martello e disse:
ma perché non parli? Quando finì di costruire per dire, talmente bene, talmente espressivo, gli mancava la parola. Quello che oggi capiamo è che gli oggetti possono parlare. Però l'altra cosa interessante, vedo davanti a noi anche tanti giovani, non dobbiamo pensare che questa cosa sia solo di grandi pensatori o di aziende altamente tecnologiche. Queste cose possono essere pensate dal punto di vista concettuale anche su realtà molto diverse. Questa è una bicicletta, questo è un progetto che ho fatto da un istituto di Bologna, non mi ricordo il nome, quindi una ragazza da una quinta dell'istituto superiore. Sostanzialmente, dal punto di vista concettuale, mette assieme le cose che abbiamo visto per la Ferrari. Loro cosa hanno fatto? Hanno applicato, questa è una bicicletta, hanno creato dei sensori, l'attuatore e quant'altro, e li hanno collegati al computer, ma hanno fatto una cosa più simpatica, più smart, ci direbbe Mills. Hanno abbinato questo a Google Maps. Quindi fondamentalmente tu, mentre pedali, stabilisci che percorso vuoi fare, tipicamente facciamo Castellanza Varese, in onore del sindaco, del presidente della nostra università, e poi tu pedali con le difficoltà che avresti nel passare da cavalcata presa in bicicletta. Perché l'interno delle cose dove sostanzialmente trasferire a un oggetto questo tipo di sensazione. E questo vuol dire che la tecnologia, la studio di abitanti, arrivano a livelli prima non possibili, aprono canali completamente diversi, ci fanno ragionare. Non penso che questo sia, mi taccio, il vero senso della serata. La cosa che voglio dire è che un imprenditore, ragazzi, a chiunque, il laboratorio non ha l'ambizione, né un minimo l'ambizione di insegnare niente ad alcuno, non è questo il tema. Il tema è quello di imparare assieme a utilizzare queste nuove tecnologie, imparare assieme a tutti gli attori del territorio, imparare che dobbiamo lavorare assieme perché le tecnologie talmente nuove, talmente abilitate, che abbiamo bisogno di cambiare il paradigma. Riferendo al mondo delle imprese, è quello che io conosco, chiaramente non abbiamo intenzione di non pensare lontanamente di conoscere tecnologia prodotto mercato di ogni nostra singola impresa. Tecnologia prodotto mercato è ciò che l'imprenditore conosce. Il fatto vero è che probabilmente oggi bisogna conoscere l'ecosistema che sta intorno, probabilmente di allargare la visione che dà nuove opportunità e nuovo business. Questa è l'idea da cui parte il progetto, l'idea per cui adesso Gina Catardo e Samuele Astuti rubo anch'io la parola a Pils, vi parleranno. Grazie. Partendo dalle imprese